A smaltire con il sindaco è il titolo della camminata per il benessere del corpo svolta domenica scorsa a Pesaro. Circa 300 i partecipanti che hanno preso parte all'iniziativa percorrendo le quattro tappe nei luoghi simbolo della città, eseguendo esercizi ginnici accompagnati dall'ascolto della musica in cuffia. A coordinare le due ore di camminata, intervallati da momenti di ginnastica, è stata la personal trainer, nonché conduttrice televisiva Jill Cooper. Sono super contenta perché facciamo per la prima volta Jill Cooper Freedom qui a Pesaro con il sindaco di Pesaro. E io sono molto contenta perché è un'opportunità di visitare la città, scoprire le città. Lui ci spiegherà esattamente che cosa sta cambiando in questa città e io porto Freedom. Freedom è un movimento non troppo ginnico, proprio un movimento per mettere in contatto mente, anima, corpo, tutti insieme, ma in allegria, in compagnia, e speriamo che voi vi divertirete con me. A fare da cicerone per le vie del centro cittadino è il sindaco Matteo Ricci, nel quale ha illustrato a tutti i presenti i tanti progetti in cantiere, tra cui quello del bando periferie e la bicipolitana di Pesaro, ormai denominata città della bicicletta. Una bella giornata, sole, freddo, ma grazie a Jill Cooper ci scalderemo, faremo tanto movimento, abbineremo alla partecipazione il fitness. E una giornata di divertimento e al tempo stesso anche di conoscenza della città. Racconteremo un po' la città che cambia. Nel frattempo ci muoveremo un po' ed è il modo migliore per finire queste feste natalizie che sono state molto positive per la città in termini turistici, di vivacità, e al tempo stesso per smaltire un po' di mangiate che tutti noi abbiamo fatto. Partiremo dalla piazza valorizzando le cose fatte in centro, le cose fatte per il Natale, poi andremo verso il Parco Miralfiore raccontando come stiamo cercando di rendere il parco sempre più sicuro, sempre più fruibile, e poi gireremo lungo la ciclabile, lungo il Foglia, il nostro porto che cambia. E non potevamo che finire alla Palla di Pomodoro sotto la Torre Panoramica, che è diventata in qualche modo uno dei simboli della città attrattiva che vogliamo sempre più. Soddisfatti anche i cittadini che hanno partecipato all'evento. È una bella iniziativa e la sta girando in tutta Italia Jill Cooper, e quindi la curiosità di provarla c'è stata, insomma siamo tutti qui. Bellissima iniziativa, è la prima volta che la faccio, loro l'hanno già fatta, però è già dall'inizio è bello. Siamo venute per fare questa camminata, e secondo noi è un'iniziativa molto originale e anche una cosa diversa per raggruppare più persone da diversi posti.